Sarà un'estate all'insegna delle novità sul fronte della mobilità cittadina. Da giovedì 28 giugno sono attive le ZTL estive di Discesa Gaiola, via Marechiaro e via Ferdinando Russo, dove fino al 16 settembre il transito sarà consentito soltanto a residenti, mezzi pubblici e autorizzati. Un provvedimento che si inserisce nel più vasto programma di riordino del traffico veicolare messo a punto dall'amministrazione comunale. Si istituiscono zone a traffico limitato estive perché naturalmente questi luoghi fantastici sono presi d'assalto e quindi noi dobbiamo assicurare che residenti, carico e scarico, taxi, disabili naturalmente abbiano accesso in sicurezza, ma non a chiunque, perché si crea una tale coda e congestione che alla fine è la paralisi totale. Le ZTL estive in futuro avranno i varchi telematici, attualmente sono controllate invece con un presidio dei vigili. E se la ZTL estiva resterà in vigore solo fino a metà settembre, a partire dal 20 luglio, salvo ulteriori accorgimenti, entreranno in funzione i 4 varchi elettronici destinati a vigilare sull'accesso dei veicoli alla zona a traffico limitato del centro antico. Dopo un mese di preesercizio, avviato il 20 giugno per testare il corretto funzionamento del sistema, le telecamere si sostituiranno agli agenti della municipale per rilevare eventuali violazioni alla disciplina di accesso all'area. La ZTL Centro Antico, che include Piazza del Gesù, Via Duomo, Via dei Tribunali, cioè molto più ampia, adesso è dotata di 4 nuovi varchi, Via Santa Sofia, Miroballo Alpendino, Piazzetta Filangieri, cioè che proteggono l'intera area. Gli orari sono 7-18, avviso, che adesso chi cerca di entrare abusivamente nel Centro Antico troverà i vigili ai varchi. E più o meno dal 20 luglio invece i vigili verranno tolti, perché la multa sarà fatta esclusivamente col varco telematico. Noi non vogliamo fare cassa, vogliamo far rispettare delle regole di accesso alla zona a traffico limitato nel centro antico, cioè il cuore, i decumani di questa bellissima città.